Bella per voi ragazzi, la serie senza tempo, Diego da solo dal cesso di casa dei miei, da dove ho visto la partita. Marco è in vacanza in Sicilia, quindi si è risparmiato questo strazio, cioè la partita l'ha vista, ma almeno non ne deve parlare. Udinese-Lazio, valida per la seconda giornata di Serie A, finita 2-1 per i friulani. Che dire ragazzi, andremo in Serie B? No, beh, nel senso... La partita scorsa forse abbiamo messo un po' troppo, è stato un po' troppo entusiasmo per la vittoria contro il Venezia. Abbiamo saltato forse qualche giocatore e questa partita ci ha fatto un po' ritornare sulla terra. L'entusiasmo appunto della partita contro il Venezia è figlio anche dell'inizio del campionato, della felicità di trovarsi ancora tutti quanti all'Olimpico insieme e ci aveva un po', diciamo, annebbiato la vista. Non parlo di noi, parlo un po' di tutti, anzi, forse siamo stati abbastanza lucidi noi nel post partita di Lazio-Venezia dicendo che è bene così, però ecco che, cioè, ricordiamoci con chi abbiamo giocato e che era solo la prima partita. E infatti, con una squadra leggermente superiore, vabbè, parecchio superiore al Venezia secondo me, in casa loro, ecco che andiamo in difficoltà enorme. Il primo gol inspiegabile, ragazzi. Romagnoli, che pensa di essere Baresi, ha alzato la mano, quindi secondo lui l'arbitro deve fischiare perché lui alza la mano. Vedono il guardaline sbandierà, alza la mano, lui si ferma. Casale si ferma, non si ferma, ma comunque si fa passare dietro Lucca, che segna il gol dell'1-0. Manco salta per segnare testa Lucca. Gran palla di Toven, ecco, siamo riusciti a risuscitare Toven pure. A Lazio se la comprava 10 anni fa, meno male che non l'ha mai fatto, ho detto fino a oggi. Oggi invece gran partita del francese che poi fa il 2-0. È anche vero che lì sulla sua fascia c'è chi c'è? Chi è il terzino sinistro? Marusic, Poraccio, Pellegrini tra l'altro. Ovviamente salutiamo e insomma facciamo in bocca al lupo. Avete sentito, ha fatto un incidente ieri mentre andava ad allenarsi sulla gassa, si è ribaltato, non si è fatto niente praticamente, però insomma abrasioni contusive dicono, quindi non è potuto essere convocato. Ovviamente Nuno Tavares probabilmente ancora, cioè sicuramente ancora non pronto, non recuperato al 100%, bene non schierarlo. Però niente ragazzi, Marusic ogni anno peggio e continua comunque a essere sempre schierato dagli allenatori. Non so che influenza abbia sui tecnici della Lazio. E quindi 2-0 e la Lazio non riesce a costruire. Cioè, in realtà è strano perché costruiamo anche tanto. La palla ovviamente ce l'abbiamo quasi sempre noi, sia dopo 1-0 anzi, fino al 2-0, poi al 2-0 caliamo, stacchiamo. Il problema è che anche avendo la palla noi, arriviamo sul fondo e riusciamo a costruire qualche azione, però manca cattiveria, manca quello che diciamo in tanti da tanto tempo, manca forse un po' di qualità là a centrocampo, ragazzi. Ecco, perché forse il centrocampo di oggi è stata proprio la pecca del... Insomma, il problema di questa partita, perché loro aggressivissimi, grossi, vincevano tutti i duelli, noi abbiamo perso tutti i duelli. Il secondo gol, ecco, esce Casale, entra Patrick, Patrick lì fa la leggerezza, prima si fa saltare e poi decide di andare, diciamo, a chiudere il passaggio sull'esterno, non so chi c'era, e invece Doven va dritto e segna. Ma il centrocampo appunto che non c'è non c'è né filtro e né c'è inventiva, non c'è nessuno che si abbassa per prendere il pallone e per cercare di impostare l'azione. Oggi c'è Tovesino al posto di Rovella, non so bene perché, forse per il discorso fisico, però non mi è piaciuto tanto, nonostante poi lui è uno che si spinge in avanti, era sempre dentro l'area avversaria e un paio di volte ha rischiato pure di fargli il gol, però dal punto di vista impostazione di centrocampo male. Dele Bashiru quando prende palla bene, però poi è uno da incursione, non è regista, quindi non lo so, comunque passo indietro anche per lui. Mancano
Male, malissimo, ragazzi. Noslin, secondo me, oggi uno dei peggiori in campo è proprio Noslin. Ha sbagliato di tutto, di più. Ha iniziato bene e poi ha sbagliato tutti i passaggi, veramente con sufficienza, corti di qualche centimetro, troppo lunghi, ritardati. Non so, molto male Noslin. Speriamo che è solo insomma, una partita, perché insomma, un po' preoccupante oggi, secondo me, l'olandese. Migliore in campo, vabbè, sicuramente Castellanos, che sta in una forma assurda, è l'unico veramente che ha mantenuto alta l'intensità tutta la partita, tutta la partita. Anche Zaccagni non l'ho visto benissimo, forse insomma, tenuto molto bene dalla difesa, dell'Udinese, che si conferma nonostante il cambio allenatore, la difesa rocciosa, una squadra che impronta tutto sulla fisicità e le ripartenze in verticale dirette, che ci hanno messo molto in difficoltà, appunto senza filtro dietro a centrocampo. Mi è piaciuto appunto Castellanos, che sul suo ennesimo tentativo in porta poi innesca il 2-1, però che avviene troppo tardi, purtroppo Lazio si è risvegliata troppo tardi, con Isaksen che segna appunto a corcere distanze, ma ormai era al 94esimo e mancavano 2 minuti. L'altro che mi è piaciuto molto è Lazzari, ragazzi. Secondo me, già l'ho detto la partita scorsa, ha meno compiti difensivi, si sgancia molto. Oggi ha messo 1.000 palloni dentro e buoni, ha messo buoni palloni dentro, tesi, raramente oggi ha sbagliato il cross, anche di sinistro, insomma, ci ha provato, mi è piaciuto molto. Isaksen invece, che è subentrato a Noslin, ma che c'ha sto ragazzo? Pare un brocco, cioè. Lento, imballato, se perdeva la palla, se incaponiva e se perdeva la palla, invece di passarla a fare dribbling la perdeva. E poi ha segnato, per fortuna si è ritrovato lì al suo ribattuto da Okoye. Bel portiere sto Okoye, tra l'altro, sempre bello aggressivo, sulle uscite non teme niente. Però male, è entrato anche Chaouna al posto di Zaccagni, che ci ha provato, però beh, pochi minuti, è entrato un po' tardi forse, cioè questi cambi un po' tardivi, a parte i primi, ecco il primo, già a fine primo tempo, insomma, all'inizio del secondo tempo è entrato Patrick per Casale, il risultato però è stato quello, con la differenza che Patrick chiedeva un po', cercava di impostare un po' di più l'azione, come da sue caratteristiche, e poi è entrato Dia, senza far uscire Castellanos, è uscito Dele Bascico al posto suo, quindi questo quattro attaccanti ovviamente in campo per mezz'ora, e l'aveva accennato in conferenza stampa Baroni, che era una soluzione più che fattibile avere due punte più gli esterni, l'importante era trovare l'equilibrio. Certo, in questa situazione in cui loro poi erano scoppiati, poi espulso Camara ingenuo a fare il secondo fallo d'ammonizione proprio su Isaksen, tra l'altro. E quindi ha fatto anche cose buone Isaksen oggi. Non mi è piaciuto per niente, però almeno ha fatto espelle 1, ha segnato 2-1. Va bene anche così. E Dia mi è sembrato, ovviamente, prima partita in campo, una situazione un po' fuori, insomma, con gli schemi sciolti, gli schemi rotti, e ha recuperato qualche palla, l'ha protetta, ha fatto ripartire la squadra in più di occasione. Non ha avuto occasioni sotto porta per metterla dentro, per provarci proprio, però non mi è sembrato malissimo. Ragazzi, secondo me là a centrocampo è proprio lì il problema, ripeto. Qualcuno che abbia un po' più di qualità, un po' più di estro, e tu vai a perdere un Luis Alberto che magari ti gioca, non ti gioca tutto il campionato, però qualcosa si inventava. Non lo so, non voglio fare, vedo, anzi, io sono l'ultimo, ripeto. Luis Alberto, sono uno dei pochi forse a dire che non mi ha proprio mai fatto letteralmente impazzire. Riconosco il valore, ma diciamo, un giocatore che poteva fare molto meglio della sua carriera e non l'ha fatto, il motivo ci sarà, però ecco, manca un qualcuno che imposti il gioco, perché poi trovi la squadra rigida, grossa e forte come te, e tu vai a sbattere incontro e non c'hai. È vero che hai qualità davanti, perché qualità davanti c'è, però forse alcune volte devi partire al centrocampo la giocata illuminante. Quindi niente, ero contentissimo dopo il Venezia, non sono con le riserve, insomma, sapendo di giocare contro, insomma, la prima partita contro una squadra in difficoltà, non voglio ammazzarmi adesso, però ecco, appunto, ritorniamo, sbattiamo il culo per terra dopo una settimana in cui sembrava
che dovessimo, che non è successo niente, dovessimo ricominciare a lottare per lo scudetto. Mo la prossima è il Milan, certo, i 3 punti oggi ci facevano stare 6 punti per incontrare il Primo e contro il Milan, però invece l'incontreremo dopo una sconfitta e il morale sicuramente è più basso. Baroni, non vorrei che, ecco, quando si parla di allenatori abituati a alcune piazze, lui dopo tale euforia della settimana scorsa, ripeto, un po' troppa, alla conferenza stampa, secondo me, ha alzato un po' le penne, ci ha fatto anche, stava bene, ci ha fatto ridere, però ecco, quella domanda del giornalista se conosceva l'allenatore, insomma, nuovo della Legia Varsavia, dell'Udinese, no, tu non lo conosci, io conosco, l'ho studiato, so che gioca così, so che gioca così. Ecco, lì è un po' peccato di presunzione se vogliamo giocare con il karma, e ha detto comunque che la partita sarebbe stata difficile, e così è stata. Si rivaluta anche quindi il pareggio del Bologna la scorsa settimana, proprio contro l'Udinese, che quindi si candida a essere un'altra, a ritornare una squadra molto velenosa per chi ha ambizioni europee, come dice di avere la Lazio. Vabbè, ragazzi, è andata così. Ci vediamo allo stadio il 31 per Lazio-Milan. Mettete mi piace, scrivetevi, forza Lazio ovunque, e un saluto a tutti, 1.500 che sono andati su a Udine, che sappiamo l'impresa arrivare fino al Friuli, anzi all'ex Dacia Arena, anzi al Blue Point, lo chiama? Andate, decidetevi, forza Lazio, dai.